Resterebbero ormai da limare solo gli ultimi dettagli del progetto fusione tra la Nissa e l'Atletico Nissa, le due massime società calcistiche del capoluogo. Secondo indiscrezioni, infatti, il progetto sembra ormai addirittura d'arrivo e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche l'ufficialità. Un progetto che prevede la valorizzazione dei giovani del vivaio locale e che dovrà essere anche fucina di talenti per la prima squadra. Dopo anni di sana rivalità, dunque, tra le due società nasce l'intesa, accogliendo anche i suggerimenti arrivati dagli appassionati di calcio della città. Sta per concretizzarsi così un'unione che potrebbe rappresentare il punto di partenza per il rilancio definitivo del calcio nisseno. Incontri tra le parti si sarebbero susseguiti negli ultimi giorni, incontri dai quali è emersa volontà di creare un gruppo solido in grado di rilanciare la Nissa. Il progetto piace anche ad alcuni imprenditori locali che si sono avvicinati e vogliono dare il loro contributo per il successo dell'iniziativa. Ci sarebbe anche un top sponsor pronto a partecipare. Dunque una stagione ambiziosa, quella che sta per cominciare. A luglio, ricordiamo, la squadra deve essere pronta per il ritiro e intanto proseguono a ritmo serrato i lavori per il manto sintetico allo stadio Marco Tomaselli.